Buongiorno ragazzi, oggi ci occuperemo finalmente del teorema di Pitagora. Allora, come vi avevo detto, vi ho preparato degli materiali che prenderemo in considerazione anche quando faremo le video lezioni. Allora, il primo è questo. Cominciamo proprio con un'introduzione. Allora, a che cosa serve il teorema di Pitagora? Il teorema di Pitagora è molto importante perché ci serve per trovare uno dei lati di un qualsiasi triangolo rettangolo. Conoscendo gli altri due, facciamo un brevissimo ripasso di che cos'è un triangolo rettangolo. Triangolo rettangolo è quel triangolo che ha due lati perpendicolari tra loro in modo da formare un angolo di 90 gradi. Questi si chiamano cateto 1 e cateto 2. Il terzo lato è più lungo perché è opposto all'angolo di 90 gradi, che nel triangolo rettangolo è l'angolo maggiore, si chiama ipotenusa. Allora, vediamo che relazione c'è tra i vari lati. In particolare, io vi dico che c'è una relazione e vedremo di scoprirla insieme. Vi do già in questo caso la misura dei lati. Ad esempio, io ho un triangolo rettangolo che ha il cateto 1, mio A, cateto più piccolo di 3 cm, il cateto 2, B di 4 cm e l'ipotenusa di 5 cm. Proviamo a fare il quadrato della misura dei lati, cioè elevarli alla seconda. Quindi il primo cateto alla seconda, A alla seconda, cioè 3 alla seconda fa 9, B secondo quadrato, cateto alla seconda, 4 alla seconda fa 16, C alla seconda, cioè 5, 5 alla seconda fa 25. Guardiamo che cosa è venuto fuori, che 9 più 16, cioè la somma dei quadrati dei due cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Questo è esattamente il teorema di Pitagora. Quindi la somma dei quadrati costruiti sui due cateti, cosa vuol dire? Che io devo fare il quadrato, cioè elevare alla seconda, i miei due cateti. Questa somma dei quadrati è uguale al quadrato dell'ipotenusa. State bene attenti. Stiamo parlando di quadrati, per cui non stiamo parlando della somma dei cateti. La somma dei cateti non è uguale all'ipotenusa, ma la somma dei quadrati dei due cateti è uguale all'ipotenusa. Ok? Adesso volevo farvi la dimostrazione geometrica prendendo l'altro materiale. Consideriamo sempre il vostro triangolo rettangolo che abbia un cateto di 3 quadretti e l'altro cateto di 4 quadretti, un pochettino uguale a quello che abbiamo visto di 3 cm e 4 cm di cateto. A questo punto costruiamo due quadrati e questo dovrete farlo sul vostro quaderno. In quale maniera? Costruiamo due quadrati uguali che abbiano per lato che cosa? La somma dei due cateti, quindi A più B. Il primo quadrato lo costruiamo in questa maniera. Mettiamo cateto B, quindi 4 quadretti più 3 quadretti più 4 quadretti più 3 quadretti, l'altro lato, facciamo il terzo lato e il quarto lato costruito in questa maniera. Poi unisco i lati opposti in questa maniera, quindi isolo da questi lati opposti A, ok, tracciando questo segmento. E isolo qua A e B tracciando quest'altro segmento. Che cosa ho trovato? Ho trovato che questo quadrato grande è composto da due quadrati più piccoli, uno che ha per lato B e uno che ha per lato A. Ok? Vedete questo in verde. Dopodiché è composto anche da due rettangoli. Facciamo la stessa cosa con un altro quadrato identico, quindi che abbia sempre per lato A più B. Costruiamo però in questa maniera. Prima tracciamo A, 3 quadretti, poi B, 4 quadretti, poi andiamo in senso antiorario, quindi da questo vertice ancora facciamo A, 3 quadretti, B, 4 quadretti. Torniamo indietro, in senso antiorario, A, 3 quadretti, B, 4 quadretti, A, 3 quadretti, B 4 quadretti. A questo punto unisco i punti tra i B,
Ok? Quindi questo punto, che era il mio punto di fine A e inizio B, lo unisco a questo, che è il punto di fine A, inizio B, e così per tutti i lati. Ok? Questo punto ho costruito che cosa? Ho costruito quattro triangoli rettangoli uguali, perché sono tutti triangoli rettangoli che hanno gli stessi cateti, 3 e 4 quadretti. Di conseguenza anche questo lato è uguale. E all'interno che cosa trovo? Trovo che ho un grande quadrato che ha per lato che cosa? Proprio la mia C, la mia ipotenusa. Ma anche in questo quadrato, nel primo, io avevo questi due rettangoli, che in realtà ogni rettangolo è formato da due triangoli e rettangoli uguali, perché se io traccio la diagonale di questi rettangoli, che sono stati formati, trovo quattro triangoli e rettangoli che sono uguali, che hanno sempre per cateti AB e per ipotenusa C. Quindi sono questi triangoli e rettangoli, sono quattro da una parte e quattro nell'altro quadrato. Per cui che cosa ottengo? Ottengo che la differenza, cioè se io faccio l'area di questo quadrato grande e l'area di questo quadrato e poi ci sottraggo l'area di questi quattro triangoli e rettangoli, trovo l'area rimanente che a che cosa corrisponde? In un quadrato al quadrato che ha per lato l'ipotenusa, mentre invece nell'altro quadrato a questi due quadrati che hanno per lato uno il cateto B e l'altro il cateto A. Che cosa vorrà dire? Questa misura dovrà essere uguale, quindi il quadrato che ha per lato l'ipotenusa come area, quindi il quadrato, ok, di C, C al quadrato, quindi l'area di questo quadrato è uguale a che cosa? Alla somma di delle superfici di questi due quadrati. E questo l'abbiamo dimostrato quindi geometricamente. Quindi il quadrato, la somma dei quadrati costruiti su due cateti vuol dire che hanno per lato un cateto e l'altro cateto, ok? La somma delle superfici di questi due quadrati è uguale alla superficie del quadrato che è stato costruito sull'ipotenusa, ok? Quindi questo è il teorema di Pitagora. Molto utile perché appunto ci permette, grazie alla nostra formula, di trovare un lato tra i tre, quindi o l'ipotenusa o uno dei cateti, avendo l'altri due. Adesso vedremo come si fa la prossima puntata, però adesso faccio un piccolo escursus storico perché Pitagora è veramente molto importante. Vi dico anche due parole quindi su Pitagora. Voi sapete che è stato un grande matematico, filosofo greco, vissuto circa nel 500 a.C. e la leggenda vuole che abbia pensato al teorema di Pitagora mentre stava facendo un pochettino di anticamera presso il tiranno Policrate. E siccome il pavimento era formato da piastrelle quadrate alternate come colore, lui ha cominciato a osservarle e ha osservato questa cosa. In realtà tutti questi quadrati appunto si potevano suddividere in due triangoli rettangoli, in questo caso due triangoli rettangoli isosceli. Ha visto che questi quadrati, la somma di questi quadrati faceva praticamente un quadrato grande che quindi veniva costruito sulla diagonale di questi quadrati, quindi il quadrato costruito sull'ipotenusa. Prima di addentrarci un pochettino sulle proprietà di queste cose, cominciare a fare un po' di conti, vi lascio questo materiale e vi registro invece un'altra video lezione perché altrimenti sarebbe no, forse ce la. No, sarebbe un po' troppo lunga, quindi questa lezione la chiudo qui e ne faccio subito un'altra in cui proviamo a calcolare qualche lato del triangolo rettangolo. Grazie.